maggio. La commissione era stata un po' richiesta sia dal consigliere Guido, ma anche dal vicepresidente della Georgia, era sulla mancata sanzione per i proprietari dei cani che non rispettano il decoro della città. Avevamo invitato il comandante Zaccheo o un suo delegato, perché indubbiamente sono loro che dovrebbero un po' darci una mano, però parto a fare prima di tutto l'appello. Buongiorno Presidente. Sì, ora arriviamo all'appello. Chiamo chi non ho già visto. Baglivo. Costantini è entrato adesso. De Matteis. Giannotta. Molendini non ci sarà perché sta ancora camminando. Dunque, Orlando delega Io ho sottoscritto Borgia. Borgia. Poi Poli Bortone. Tramacere. Tramacere, sì, l'ho visto. Ci sono, Sì, la non riuscivo a senatrice parlare. si sta collegando. Buongiorno, senatrice. Buongiorno. Valente Luigi. Sì. Fai bravo, Davide. Allora, diamo inizio alla commissione alle 8:35. Però non vedo gli uffici. Come dicevo, la città, in particolare la parte, diciamo, commerciale, la zona di Piazza Mazzini e zone limitrofe, più che il centro storico, è praticamente molto spesso in casa dalle deiezioni degli animali di affezione. Questo perché molti e non tutti, per fortuna, dei proprietari non provvedono alla raccolta delle deiezioni. Sicuramente questa è sempre una questione di educazione, di spingere con l'esempio, con informazione che è un reato e comunque non si può sporcare così la città. Scusa, Probabilmente sì, si ciò sta dico. collegando il Sì, comandante. sì, 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 sì. Presidente, buongiorno, Marco Probabilmente, sì, Giannotta. ho visto. Probabilmente, io non è che sia sempre molto favorevole a vessare i cittadini con multe, però quando i vigili sono nelle vicinanze, vedono qualcosa, quantomeno fermarli, farli notare questo, probabilmente potrebbe essere un'esortazione o comunque un aiuto ad evitare che dover fare poi lo slalom tra i marciapiedi. In particolare la zona, devo dire, è più quella di San Lazzaro, c'è cioè poco poco più spostata, dove magari ci sono un po' di alberi in più, piccole aiuole e tutti portano i cani. Però non è detto che poi i residenti o chi deve passeggiare per quelle strade debba incontrare non solo le deiezioni, ma anche un cattivo odore, perché poi con il caldo naturalmente questo crea non pochi problemi. Mi dicevano, allora aspettiamo un attimo che si colleghi il Presidente, io la comandante. seguo pur non essendo componente. Buongiorno. Buongiorno a lei, consigliera Faggiano. Questa commissione comunque fu richiesta sempre su spinta del consigliere Guido anche nella precedente consiliatura. Ecco, vedo il comandante che si è collegato. Buongiorno, comandante Zaccheo. Grazie per aver Buongiorno. accettato questo invito. Allora, come dicevo. Presidente, sì, dicevo che anche e soprattutto la zona proprio specifica intorno alla chiesa di Fulgenzio, per esempio, Sì. e dove c'è anche Villa Iris, una struttura sanitaria,
è una zona dove c'è questo malcostume da anni e anni di portare i cani, di fare liberamente, far loro le deiezioni e di non raccoglierle mai. È un atteggiamento che non si è riuscito ancora oggi a cambiare. Secondo me anche per un atteggiamento, mi permetta il comandante di dirlo, un poco troppo lascivo e sbagliato da parte della polizia municipale, che considera probabilmente questo, come diciamo, un comportamento sì sbagliato, ma non da punire. Ma secondo me, se non passiamo attraverso le sanzioni, ormai noi non riusciamo a cambiare questo atteggiamento proprio culturale da parte dei cittadini. Così come anche nella stessa zona, spesso e volentieri, i cani vengono anche fatti fare le urine nelle vicinanze degli androni dei palazzi, e non si porta con sé, come si fa nelle città del nord che ho visto personalmente, una bottiglietta di acqua che si butta laddove il cane ha fatto i propri bisogni, per poter così eliminare quell'odore acre che poi si sviluppa ovviamente per la decomposizione. Io vorrei proprio dire al comandante, se è possibile, sollecitare i suoi sottoposti ad avere un atteggiamento particolarmente attento a questa cosa, perché è un aspetto anche di vivibilità e di decoro della città, ecco. Grazie. Sì, e come dicevamo, poi do la parola anche al comandante, ma anche vedo che c'è il consigliere Borgia, ma vorrei che poi intervenisse il consigliere Guido, che ha un po' sollecitato questo. Le volevo dire, vorrei parlare prima del comandante. Se fosse sì, possibile. Sì, certo. E dicevo che non sempre è necessario poi comminare delle sanzioni, ma basta fermarli, far notare loro che non è questo il comportamento, potrebbe in qualche maniera aiutarci e facilitare. Quindi, comandante, prima faccio parlare il consigliere Guido, Borgia. Anche io sì. Sì, e poi diamo la parola. Prego, consigliere Guido. Presidente, prima di me c'era il consigliere Borgia. Sì, ma siccome un po' me l'hai richiesto... No, tanto un secondo, sai, Natascia, io devo parlare a Andrea, grazie. Solo per confermare quello che diceva il consigliere della Giorgia, che facemmo, se si ricorda, Presidente, su mia richiesta, una commissione in cui invitammo il dottore Magnola, proprio perché c'era una sentenza del TAR Emilia Romagna che prevedeva praticamente l'utilizzo di una bottiglietta di acqua o qualcosa che proprio facesse in modo che i proprietari dei cani, nel momento in cui facevano i loro bisogni, non solo solidi ma anche liquidi, potessero provvedere anche alla pulizia con la bottiglietta d'acqua. E questo il dirigente disse che avrebbe fatto un provvedimento, una determina proprio per non modificare il regolamento riguardo a tale situazione, quindi per confermare ancora di più quello che diceva il consigliere della Giorgia. Andrea, grazie di avermi fatto parlare prima. Fine. Quindi questa l'abbiamo anche discusso in commissione, questo volevo dire. Sì, sì. Allora, prego, consigliere Guido. Sì, grazie. Diciamo che da un punto di vista organizzativo forse è anche sbagliato dire dare la colpa al comando di polizia municipale, perché a mio avviso occorrerebbe, per affrontare questo problema, cercare di coinvolgere più settori, che può essere il settore ambiente sicuramente, ma anche il settore istruzione pubblica, per esempio, con una campagna di sensibilizzazione attraverso i ragazzi nelle scuole. Questo perché educare, secondo me, i bambini per far educare poi i genitori, secondo me è la cosa più importante. Partiamo dal presupposto che Lecce è piena di deiezioni canine, non solamente vicino a Villa Iris, ma anche nelle periferie, ovunque, e soprattutto in tutte le aiuole cittadine. I dipendenti della Lupie o i dipendenti di Monteco hanno grosse difficoltà a ripulire le aiuole o tutto ciò che in città, diciamo,
le strade dove ci sono le piste ciclabili, per esempio, hanno grosse difficoltà. Quindi diciamo che la responsabilità ricade un po' su tutti quanti e non esclusivamente sui vigili urbani. Quindi chiederei, diciamo, da parte sua, Presidente, di poter coinvolgere anche il settore istruzione pubblica e ambiente e, laddove fosse possibile, anche cercare di interloquire con, se ancora ci sono sul territorio, associazioni animaliste e ambientaliste, per poter coinvolgere tutti quanti nel sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica. Sì, sicuramente questa è una cosa importante, per cercare di fare una campagna di sensibilizzazione e di educazione, ma nel frattempo mi è sembrato più immediato cercare di sensibilizzare o sentire cosa ci può dire il comandante circa la possibilità che il vigile che sta di turno in un quartiere, quando si accorge che magari chi porta a spasso non ha la bustina per il cane eccetera, possa in qualche maniera fermarlo e dire: guardi, se la prossima volta non lo porta ci sono delle sanzioni. E quindi sensibilizzare anche la persona che sta andando a passeggio con il proprio cane. Comandante, se non ci sono altri interventi subito. No, Presidente, mi scusi, io mi ero allontanata un attimo, quindi mi spiace, non ho sentito la sua conclusione, né ho sentito gli altri interventi. Presidente. Però ricordo che questo è un dibattito che abbiamo fatto 20 anni fa. E 20 anni addietro abbiamo fatto un regolamento, che era un regolamento molto preciso. Poi mettemmo tutti quanti i cestini dedicati a raccogliere i sacchetti, si faceva una vigilanza molto stretta, si fece una forte campagna di sensibilizzazione. Non so quanti di voi ricordano che avevamo fatto una cosa molto simpatica per i bambini: li avevamo indicati come sceriffi ecologici. In tutte quante le scuole avevamo dato loro un kit e loro andavano in giro a fare le cosiddette multe, che non erano multe naturalmente, perché non volevamo vessare i cittadini, ma appunto volevamo fare un'opera di educazione. E questi bambini erano felicissimi di andare in giro con il loro taccuino, di segnare, di annotare, con molta collaborazione, devo dire, anche da parte dei cittadini, e poi ci segnalavano queste situazioni. Però la cosa funzionò, e funzionò bene. Ma adesso non c'è più il regolamento, non si distribuisce, non ci sono più i cestini, non lo so perché non ho seguito questa vicenda, ma mi sembrava che da 20 anni fa ad oggi fossero migliorate le cose. Vedo che sono peggiorate e me ne dispiace, perché quando si abitua il cittadino a compiere gli atti in maniera responsabile, poi dovrebbe diventare una normalità nella quotidianità dei comportamenti. Cos'è successo? Non è in vigore il regolamento? Non ci sono più questi accorgimenti? Non lo so. Ecco, mi scuso, ma vorrei sapere. Il regolamento c'è, sicuramente non ci sono più i bambini delle scuole, che in quel frattempo saranno diventati anche giovani adulti, saranno andati via, e forse questo ci dimostra che queste campagne di sensibilizzazione funzionano se vengono forse alimentate costantemente, perché poi evidentemente non hanno sortito l'effetto che speravamo. È anche vero però che, per fortuna, non tutta la città è imbrattata, diciamo, sono più alcune zone, perlomeno i rilievi che ci vengono fatti non è per tutta la città, ma dobbiamo fare in modo che la stessa accortezza la si possa dare dai vigili che girano, magari in questo momento stanno di più nella città, quindi possono in qualche maniera, senza subito elevare sanzioni, stimolare i proprietari al comportamento e al rigore che era necessario per il regolamento. Il dottore e il consigliere Greco, e poi magari vediamo se il comandante. Presidente, scusi, io seguo con delega Molendini. Sì. Prego, consigliere Greco. Grazie, Presidente.
Allora, intanto confermo quanto detto dal collega della Georgia, perché io abito lì vicino e effettivamente sul marciapiede della chiesa di Fulgenzio c'è veramente da fare lo slalom certi giorni. Tuttavia sono più propenso, diciamo, a sostenere la linea dei colleghi che dicono meglio educare che reprimere e sanzionare. Ho potuto notare in alcuni comuni anche della provincia, e questa potrebbe essere magari una soluzione parziale per venire incontro ai cittadini, la presenza di distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni in alcuni punti strategici, in piazze in particolar modo, in luoghi un po' più aperti. Ci sono questi distributori che sono accompagnati da contenitori ad hoc per, per la raccolta delle deiezioni. Io in Piazza Mazzini contenitori per la raccolta mi sembra di averne visti, però ovviamente andrebbe allargato un po' la diffusione di questi in altri punti strategici. Quindi, ok, l'educazione, che è importantissima, va benissimo anche l'intervento dei vigili, che ritengo fra mille incombenze e mille criticità in una fase ancora di pandemia abbiano magari da pensare tante cose diverse, però anche l'amministrazione può fare la sua parte con i distributori di sacchetti e con più contenitori per la raccolta delle deiezioni, che sicuramente non fanno male. A volte in alcune zone è difficile addirittura trovare i cestini portarifiuti, quindi, ed è difficile quindi procedere alla pulizia, però magari interventi di questo genere potrebbero sortire qualche effetto più positivo. Grazie. Grazie a lei. Allora, comandante, buongiorno. Vuole cominciare a rispondere o intervenire su quello che si fa e si può fare per aiutare i cittadini a rispettare il regolamento? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Io ho ascoltato in religioso silenzio il dibattito. Sul fatto che il vigile ha un comportamento lascivo non mi trovo assolutamente d'accordo, perché un'attività omissiva da parte di un agente di polizia locale non è proprio nelle corde del comando di polizia locale, e se questo è molto molto grave. Detto questo, l'ordinanza prevede la sanzione per chi non porta tutto il kit per la raccolta. Che poi da questo possa il cittadino procedere all'effettiva raccolta, lì c'è il comportamento da sanzionare. Io vedo che tutti portano, quasi tutti, quello che mi dicono, portano il kit per la raccolta delle deiezioni. Il problema sta nell'effettiva raccolta. Noi abbiamo fatto un'attività di repressiva un po' di tempo ante pandemia, perché andavamo in borghese nei punti importanti e nei punti noi dove pensavamo che ci fossero delle passeggiate con i cani per procedere alle sanzioni, perché il punto sta proprio lì. Non tanto se il cittadino porta o meno il kit, ma se lo usa, e quindi lì dobbiamo assolutamente intervenire. Tuttavia non credo che la sanzione sia la panacea di tutti i mali. Io concordo con la senatrice Poli Bortone che occorre effettivamente ripristinare una campagna di sensibilizzazione, quella del vigile junior ambientale è stata veramente una scelta azzeccata, e sarebbe opportuno incominciare a lavorare anche su questo. Ciò non toglie che noi dobbiamo incominciare a organizzarci anche da questo punto di vista, tenendo presente che il discorso della nostra attività ne risente molto del fatto che siamo sempre meno al comando di polizia municipale. L'altro giorno
abbiamo dato 4 vigili all'ufficio ambiente per procedere alla campagna di antiabbandono, tenendo presente tutte le i pensionamenti, quindi siamo molto 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 al di sotto degli standard minimi per quanto riguarda il corpo della polizia locale. Tuttavia, ieri per esempio abbiamo iniziato una campagna sul di sanzionatoria per quanto riguarda l'uso dell'alcol a minori, quindi ci stiamo concentrando proprio lì, e tanto è vero che abbiamo fatto pure degli interventi importanti. Quindi ci organizzeremo da questo punto di vista, e procederemo soprattutto nel periodo estivo, credo che sia molto importante intervenire in questo periodo, procederemo con delle pattuglie in borghese nelle prime ore della mattina proprio per procedere a sanzionare, visto che voglio dire, la sanzione costituisce uno degli elementi per procedere alla campagna, alla sensibilizzazione per quanto riguarda questo tipo di infrazioni. Però di pari passo e parallelamente sarebbe opportuno, convengo, una campagna, sì, questo è importante, sui giornali per quanto riguarda l'uso del kit, per quanto riguarda la raccolta delle deiezioni canine. Sì, indubbiamente la campagna di sensibilizzazione è importante. Non mettevamo in dubbio la difficoltà dei vigili, ma anche perché, come diceva la senatrice, non è che dobbiamo sempre sanzionare e vessare, ma essere attenti, accorti, quando è possibile far capire al cittadino che non è così corretto, che può andare incontro a delle sanzioni anche abbastanza importanti. Vedo il consigliere Giordano Anguilla, prego, che voleva intervenire. Presidente, mi senta? Sì. Ok, grazie. No, brevemente, io vorrei che si seguisse una linea di coerenza su quella che è la posizione nei confronti del comando e dell'operato del comando, ovvero i vigili sono gli stessi e il comando è fatto dagli stessi vigili che sono stati criticati su altri argomenti per essere eccessivamente rigidi e inclini alle sanzioni. Ma infatti quindi, questo stiamo dicendo, consigliere, che non devono... Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e quindi mi permetto di dire la mia, certo, esprimendo un giudizio di merito e sugli interventi ascoltati. Non si può dire al comando di essere reo di eccessiva rigidità e poi al contempo dire su alcuni argomenti bisogna essere rigidi. Così come un altro tema, ha anticipato il comandante, che è importante affrontare, è la carenza del personale, perché se si parla di sgombero di case popolari si dice che devono intervenire i vigili, se si parla di problemi legati all'inquinamento ambientale dovuto agli animali bisogna parlare con i vigili, se si parla di sanzioni bisogna parlare con i vigili. Il comando è in crisi in quanto a personale, come tutti gli altri settori dell'amministrazione. Allora, delle due una: o si prende in mano l'argomento del corpo a disposizione del comandante e si cerca di capire quali sono le criticità e si adegua il personale per quelle che sono le necessità e le esigenze della città, oppure non si può chiedere a 10 persone, cioè dico 10 per fare un numero semplice, di essere contemporaneamente presenti su un numero di argomenti che tendono a moltiplicarsi. Un'ultima cosa, Presidente. Ho ascoltato l'intervento della senatrice che sollecitava agli sceriffi ecologici. È un argomento molto simile a un altro proposto sempre da noi, che era il ripristino dei vigili nonni. Il parallelismo è semplice. Sono delle figure di ausilio, le une negli orari di uscita delle scuole, le altre sul tema che stiamo trattando oggi. Ma il governo si è rifiutato di accettare queste figure. Ricordo ancora il consiglio di circa 2 anni fa, sostenendo che esiste già un organo preposto a questo genere di mansioni, ma in 2 anni io non ho visto ancora un operatore di quell'organo, mi rispose l'assessore Signore al riguardo, operare in ausilio proprio alle forze dell'ordine, ai vigili urbani. Probabilmente è una forma di
non so, non è particolarmente favorevole questo governo a forme di collaborazione esterna. Allora vi invito, colgo l'occasione di oggi, a riaprire una riflessione su queste figure che non sono dei professionisti del mestiere, sono delle figure però che creano armonia in città, sia il bimbo sceriffo ecologico, tanto i vigili nonni, che potrebbero magari aiutare proprio il comando in un momento particolarmente difficile a causa proprio la carenza del personale. Grazie. Grazie a lei. E comunque noi non volevamo, abbiamo sempre detto che non bisogna poi vessare solo con sanzioni, però controllare laddove sono in loco che vengano rispettate delle cose, perché nessuno vuole che poi il cittadino venga vessato in questa maniera. Il consigliere Patti si è prenotato, prego. Volevo fare, grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno al Comandante. Volevo dire, sì, una cosa mi veniva in ordine a quanto è stato detto sui vigili urbani lascivi, che diciamo a Lecce è complicato sostenerlo, dato la quantità di multe, mi pare che siamo quasi capocannonieri forse in Italia, o lottiamo per i primi posti, quindi tutto sono meno che lascivi a Lecce, purtroppo per chi commette infrazioni. Detto ciò, volevo, a me, se ho ascoltato il consigliere della Giorgia, però vedete, a me più che Villa Iris, con tutto il rispetto, a me preoccupano le aiuole vicino alle scuole. È vero, quel marciapiede è messo male, quello di via Cesare Battisti, ma vi invito a fermarvi sulle panchine o a passare anche qualche minuto dalla scuola che c'è in piazza Partigiani e vi accorgerete che quella aiuola che fa da limite ai percorsi per accedere all'edificio è obiettivamente molto spesso impresentabile alla vista e agli odori. Quindi se c'è da fare una scelta, non me ne vorrà Villa Iris, ma magari io un investimento in personale lo farei per quelle aiuole vicino alle scuole. E da un punto di vista educativo, e alla luce della premessa fatta sulla lascività dei vigili, e dal punto di vista sanzionatorio a questo punto, diciamo. Grazie Presidente. Grazie. Presidente, scusami, non riesco a prenotarmi, se posso, ho già parlato, se posso parlare solo un secondo, perché sennò vengo male interpretato. Ovviamente non sono il difensore di Villa Iris, non ci lavoro e non è mia competenza, però essendo una struttura di tipo sanitario e ovviamente accedendo lì, fortunatamente adesso nuovamente i parenti e tutto quanto, è ovvio che anche da un punto di vista igienico, entrare con le scarpe sporche, perché spesso avviene, perché come ha detto anche il consigliere Greco, quella è una zona particolarmente colpita da questa da questo malvezzo, ma lo è veramente da tantissimi anni. Io me lo ricordo già quando ero giovane, che era proprio un costume di quella zona, non so perché particolarmente, perché forse è una delle poche zone dove ci sono alberi e quindi andavano, portavano lì, che poi però gli alberi sono proprio piccoli, cioè sono immessi in un marciapiede molto piccolo. Per quanto riguarda poi quello che diceva il consigliere Patti, posso essere anche d'accordo, facciamo meno sanzioni forse per quanto riguarda le automobili, però ti posso assicurare che io penso che non siano state mai emesse sanzioni nei confronti di chi sporca la città con queste deviazioni. Poi il comandante mi potrà smentire e dire che invece sono state emesse. Io penso che forse c'è, se come dice il consigliere Patti, non c'è, c'è un atteggiamento troppo vessatorio, diciamo, verso gli automobilisti, mentre vi posso dire che io penso che non siano state mai emesse sanzioni verso chi sporca la città. Poi può essere anche non questa la soluzione del problema. Io dico che però se si incomincia anche ad adottare il meccanismo sanzionatorio, può avere anche, oltre a una campagna sicuramente di comunicazione, come diceva la senatrice, nuovamente, potrà avere il suo effetto. Perché se non si sanziona,
io penso che si continuerà imperterrimente ad avere questi comportamenti di degrado verso la propria città. Grazie. Sì, Presidente, posso dire una cosa? Chi sta facendo un attimo, consigliere Valente, c'è prenotata la consigliera Faggiano. Mola. Veramente lei e poi di nuovo il consigliere Giordano, forse ha rialzato. No, anche Mola è prenotato, ha alzato la mano. Ah, scusatemi, io non riesco a seguire due cose. Allora, Faggiano, Mola, Valente. Sì, presidente, grazie. Io devo dire questo, posso riportarvi la mia esperienza. Fui mio malgrado testimone di una scena che aveva veramente qualcosa di raccapricciante, perché noi quando parliamo di deiezioni canine pensiamo sempre ovviamente al calpestio di chi percorre i nostri marciapiedi. Non abbiamo mai pensato alla sicurezza, anche da un punto di vista sanitario, degli operatori che vanno a sfalciare le aiuole. Per cui nella zona di Santa Rosa gli operatori che si apprestavano a ridurre le siepi, a tagliare le siepi e a sfalciare l'erba, di fatto furono costretti a cambiare per ben due volte le tute, perché purtroppo il loro attrezzo andò a frantumare purtroppo queste deiezioni, colpendoli completamente. Quindi il problema è un problema molto più complesso di quanto effettivamente potrebbe apparire ad una prima analisi, perché comunque va a incidere proprio sull'aspetto sanitario. Credo che al di là di quelli che sono, di quelle che sono le considerazioni su una maggiore presenza dei vigili, che abbiamo visto è anche difficilmente realizzabile per una carenza di personale, credo che sia molto importante agire a livello educativo. Ecco, io non smetterò mai di pensare che l'informazione, la sensibilizzazione sia alla base di tutto, perché se non si fa un'informazione continua, una sollecitazione continua, molto spesso questo argomento viene ad essere considerato di minore importanza. Invece dobbiamo considerarlo in tutto i suoi aspetti, non soltanto di decoro, ma anche sicurezza dei lavoratori che effettivamente vanno a intervenire su queste aree dove le deiezioni abbondano, perché molto spesso, questa è una cosa che io ho notato, i proprietari dei cani le raccolgono se queste deiezioni vengono fatte sul marciapiede, lasciandole tranquillamente nell'aiuola, trascurando appunto questi aspetti ai quali facevo prima riferimento e che onestamente avrei preferito neanche riferirvi, e invece sono degli aspetti che vanno soprattutto presi in considerazione. Ecco, quindi trovare una soluzione io credo sia molto difficile, però andare a incidere sull'aspetto educativo, ma soprattutto ecco anche su quello che può essere un pensiero collettivo da parte della cittadinanza, in modo tale da non dico metterli alla berlina, però insomma creare un dissenso da parte della cittadinanza verso questi atteggiamenti. Ecco, vi ringrazio. Grazie a lei. Prego, consigliere Mola. Ma io dico questo, facciamole le campagne di sensibilizzazione, vanno sempre bene. Però io penso che su questo tema, visto che sono 20 anni ormai che ci si ragiona e ci sono state diverse iniziative, non è che manchi l'informazione. Ce l'ho detto un attimo fa il comandante, cioè le persone che accompagnano i cani per strada ce lo hanno il kit con loro per paura di essere multati, ma poi non lo utilizzano. Quindi non manca l'informazione, manca la sensibilità. Allora, un altro aspetto che pure in altre occasioni, devo dire, a me un pochino mi fa specie.
come possiamo dire che le multe sono vessatorie, le sanzioni sono vessatorie nei confronti dei cittadini? Sono i cittadini che vessano gli altri cittadini quando si comportano in un modo non coerente con quelle che sono le regole. Per cui questa parola vessatorio, io per favore lasciamola da parte, che poi non debba esserci un accanimento da parte del sanzionatore nei confronti delle persone, siamo d'accordo. Però il comandante ha indicato una strada e la strada che credo, se ho capito bene, intende adottare è quella di mandare dei vigili in borghese la mattina, che è il momento in cui tutti escono per portare il cane, in diversi quartieri e anche elevare le sanzioni in modo tale che quando un giorno, il secondo giorno ci sono le sanzioni, al terzo giorno probabilmente si comporteranno meglio. Cioè la sanzione deve essere, accompagnare momenti di sensibilizzazione. Sicuramente la sensibilizzazione deve accompagnare la sanzione, vanno insieme. Come lo scopo principale della sanzione è quello educativo, non è quello di far soldi ovviamente, ed è quello di indurre le persone a dire tu lo devi fare perché è una regola del buon vivere civile e quindi questa è la sensibilizzazione, ma lo devi fare anche perché altrimenti c'è una sanzione che ti viene comminata giustamente perché stai violentando dal punto di vista ambientale i tuoi vicini di casa, i bambini che giocano in quella aiuola, eccetera. Quindi va bene sensibilizzazione, però muoviamoci anche nel come dire perseguire quelli che sono i comportamenti anomali. Grazie, ho finito. Consigliere Valente. Sì, un attimo che mi collego dal computer, un secondo. Presidente, se poi posso. Certo. Secondo la parola, un secondo. Certo, contatto. Io pensavo di fare il giro e poi dargliela di nuovo, ma prego, intervenga. Se vuole intervenire adesso, nel frattempo che... Sì, no, niente. Siccome mi ha raggiunto il commissario Rizzi, che è praticamente è il responsabile, l'ufficiale responsabile, mi ha fatto presente una cosa, che siccome ci hanno rinnovato il progetto randagismo, quindi provvederemo a adattare appunto questo progetto, questo progetto prevede anche la possibilità di prendere, di utilizzare la polizia locale anche fuori orario di servizio, soprattutto per la lotta alle deviazioni canine. L'anno scorso abbiamo fatto 32 verbali per mancanza di microchip, per cui facciamo un'attività di controllo proprio da un punto di vista generalizzato e indicazioni che ci viene dalla prefettura di Bari. Tuttavia, ripeto, la cosa più importante è da sottolineare, me lo ricordava anche il commissario Rizzi, è che purtroppo in città ci sono pochissimi, se non assenti, proprio i cestini abilitati per questo tipo di rifiuti, tra virgolette, perché naturalmente occorrono proprio cestini particolari per ospitare questi rifiuti. Quindi sarebbe opportuno anche implementare queste infrastrutture. Per quanto ci riguarda, naturalmente noi con il progetto randagismo faremo un'attività molto molto importante di controllo sul territorio. Grazie comandante. Prego consigliere Valente. Volevo soltanto precisare alcune cose. Se non sbaglio, per quanto riguardava l'intervento di Giordano, di Roberto. La sentiamo molto lontano. Cigi. Sente? Sì, benissimo adesso. Stavo dicendo una precisazione. Per quanto riguarda i nonni vigili, se non sbaglio, potete sempre correggermi, non fu rinnovato la convenzione per mancanza di liquidità, perché comunque i nonni vigili avevano un costo, se non sbaglio, poi mi se dico errata. Mentre per quanto riguarda le sanzioni, devo dire questa volta sono d'accordo con Ernesto Mola. Se c'è un controllo ci deve essere una sanzione. Quindi non si tratta di essere vessatori nei confronti. Se io con la macchina imbocco un senso vietato, il vigile non mi dice guardi signor Valente, lei questa volta no, ha preso il senso vietato, non facciamo più le multe. No, devo essere sanzionato perché ho commesso l'errore e devo stare attento.
Per quanto invece riguarda la sensibilizzazione, sono d'accordissimo con l'intervento fatto dalla senatrice Adriana Polibortola. Quindi evidentemente bisogna riprendere un attimo quell'input dato 20 anni fa. Giustamente, come ha detto lei, Presidente, i ragazzi di 20 anni fa sono diventati, forse qualcuno è diventato anche papà. Quindi, però ciò non toglie che è una cosa che può essere ripetuta sempre negli anni, perché i giovani, anche se ci sono meno bambini, però grazie a Dio ancora qualcuno figli di fa vanno a scuola. Questa è soltanto questa cosa che volevo dire. Grazie consigliere Valente. Io vedo che la senatrice si è prenotata nuovamente, ma mi pare anche il consigliere Giordano voleva intervenire di nuovo. Presidente, era erroneamente rimasta alzata la mano. Perfetto, allora, benissimo, scusami, la chat non l'avevo vista perché non riesco a fare tutto. Senatrice. Grazie, Presidente. Presidente, io penso che veramente il comando dei vigili non può essere oberato di ulteriori incombenze, perché proprio in base al numero delle persone che attualmente ci sono fanno più del dovuto, ecco, sinceramente. E quindi questo è un impegno dell'amministrazione che nel recuperare, nel tentare di avere più personale, forse deve mettere molto impegno per fare ciò che appunto fu fatto tempo addietro, quando arrivarono 130 persone che erano certamente utili in città. Ma a parte questo, io credo che prima di mettere delle sanzioni, l'amministrazione deve sentirsi, diciamo così, con la coscienza a posto per avere creato le condizioni perché ci sia una situazione di decenza in città. E il comandante ricordava che ci sono pochi cestini. Io non so se ho letto male o se ricordo male, è probabile considerata l'età, ma nel capitolato d'appalto non c'erano delle migliorie per aggiungere dei cestini proprio per questo obiettivo? E che noi non abbiamo mai esaminato, Presidente, punto per punto, tutte le migliorie contenute in quel benedetto capitolato d'appalto. E io, prima di mettere sanzioni alla gente, devo chiedere a me stesso: ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare per creare le piccole isole nelle quali i cani potevano andare a depositare le loro deiezioni? Ho messo tutti quanti i cestini per vedere se la gente che porta il kit poi può depositarlo nel cestino? E sono tante di quelle cose che insomma vanno messe insieme, perché poi è facile dire non rispettano le regole. Tante volte non le rispettano perché non le possono rispettare le regole. E poi insisto sul tema della sensibilizzazione. Io ricordo che ero a passeggio con un collega in piazza Montecitorio a Roma. Questo collega ebbe l'infelice idea di gettare a terra il suo pacchetto di sigarette. Si piantò di fronte a noi, ferma una signora che lo fulminò con lo sguardo. Lui, deputato, fece una figura proprio, ci fece fare a tutti una bella figura, si chinò e dovette prendere il pacchetto delle sigarette. E quando c'è una sensibilità diffusa su un argomento, allora è tutta la popolazione che cerca di essere vigile e attenta. Quanto a quelli che io definii allora, ma perché la parola sceriffo piaceva ai ragazzi, ecco, no? Non perché volessi usare una parola forte, ma a seguito di quell'esperienza, da San Cataldo ricordo che mi telefonò un gruppo di anziani che volevano fare anche loro i vigili senior per l'ecologia. C'era un desiderio di partecipare. Ci sono ancora tante associazioni anche, no? E dico, voi sottolineate spesso il tema della partecipazione, anche questa è partecipazione e sensibilizzazione. I comitati di quartiere non ci sono e quindi non possono neanche intervenire su questo. Allora, veramente una campagna, ma perché, adesso dico così come idea,
ma per quale motivo non mettersi d'accordo con delle radio, con delle televisioni locali che vogliano fare non a pagamento, ma per partecipare ad un'operazione di informazione, di sensibilizzazione della gente? Io credo che anche gratuitamente lo farebbero una cosa del genere, perché è un incentivo ad essere civili. Ecco, un suggerimento. Suggerimento, sì. Devo dire, l'onore davvero, senatrice, che per quanto concerne la pulizia, il decoro, l'ecologia, ci sono molte associazioni, ma la stessa amministrazione ha fino alla pandemia effettuato quartieri puliti, che non era solo uno slogan dell'amministrazione, perché si univano, e io ne posso essere testimone perché ne ho partecipato a tutte, i ragazzi delle scuole, i vicini di casa, le gente così, proprio perché si potesse inculcare o comunque si potesse condividere l'aspetto ecologico e soprattutto del decoro della città. Poi abbiamo dovuto interrompere, speriamo che quest'anno di poter riprendere anche con il periodo estivo, perché era una situazione diffusa, era anche proprio un modo per stare tutti insieme, per condividere un aspetto che era decoro della città e ambiente. Il problema dei cani è sicuramente un problema un pochino diverso, perché escono molto presto la mattina, vanno in alcune zone, perché in pieno Piazza Sant'Oronzo, per fortuna, come vetrina per il turista e per la città, difficilmente vanno a passeggiare, eppure nel centro storico ci sono i proprietari che invece se ne vanno a passeggiare lungo Viale degli Studenti, mi auguro per una questione di decoro per il centro storico. Bisogna fare più campagne di sensibilizzazione, proveremo ad essere più incisivi. Perché è fondamentale. Ma vediamo anche il capitolato d'appalto. Sì, io. È importante. Importante. Mi metterò di nuovo in contatto con la senatrice, scusi, con l'assessore per vedere. C'è sempre, la senatrice, dimmi, consigliere Guido. Presidente, mi scusi, il comandante prima parlava del progetto randagismo. E ne vorrei capire un attimino di più, nel senso, in che cosa consiste il progetto randagismo, che se riguarda solamente il controllo del territorio per le deiezioni canine o per quale altro tipo di controllo, e per come si può utilizzare questo progetto randagismo. Pronto? Mi sentite? Sì, sì, abbiamo sentito, sì. Stiamo aspettando il comandante Zaccheo, prego comandante. Sì, no, il controllo randagismo, sul randagismo è, diciamo, un concetto di carattere generale, nel senso che non è che si inverteva soprattutto sulla tutela degli animali, soprattutto noi l'abbiamo impostato per quanto riguarda la lettura microchip. Tanto è vero che oltre all'attività ci hanno dato la possibilità di comprare un lettore microchip. Quindi questa attività la si può naturalmente attanagliare rispetto alle esigenze. Quindi nell'ambito di questa attività la possiamo incentrare soprattutto sulle deiezioni canine. Perché questo? Perché comunque organizzare un'attività del genere occorre organizzarla in maniera diversa che controllare dei microchip, soprattutto per quanto riguarda appunto l'attività che deve essere fatta in determinati periodi e con determinate modalità. Quindi adesso, nel momento in cui dobbiamo cominciare fra poco questo progetto, ci concentreremo in maniera importante su questo aspetto. Quindi è un progetto che riguarda in generale il controllo sugli animali. Ecco, questo è il discorso. Va bene. Scusi. Sì,
Una domanda solamente per sapere se il comandante, cioè se il governo ha fornito, ha munito il comandante di un budget per questo progetto. No, il budget ci viene direttamente dalla prefettura di Bari, che ha organizzato questa attività soprattutto su Bari e Lecce, visto che Lecce ha fatto un progetto, un vecchio progetto che ha dato ottimi risultati, quindi ce l'hanno prorogato dando a ulteriori, credo, 5.000 euro, non vorrei sbagliare, per quanto riguarda queste forme di attività. Quindi è stato, diciamo, una conseguenza dell'ottima riuscita del vecchio progetto, che ha determinato appunto dalla prefettura di Bari questa ulteriore attività sul randagismo. Ripeto, randagismo inteso in senso lato. Grazie. Grazie, comandante. Io penso che possiamo, anche per consentire ai consiglieri che stanno in aula di cambiare di dare pulizia, di fare la pulizia, chiudiamo alle 9:27 la Commissione Ambiente, ci riaggiorneremo sia per vedere come poi procederà questa campagna. Ringrazio il comandante Zacheo e gli altri consiglieri. E per chi ha necessità dell'attestato, vi dico che ve lo invierò tra un poco, non subito. Bene, buongiorno a tutti e buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno.